Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i fanti, la sera bisognava e andare avanti. E s'udiva intanto dalle amate sponde, sommesse lieve le tribù di arte l'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte trista si parlò di un fosco evento, e il Piave udiva l'ira e lo sgomento. Ai quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a caporetto. Profughi ovunque dai lontani monti, venivano a gravir tutti i suoi ponti. S'udiva allor dalle violate sponde, sommesso e triste il mormorio dell'onde. Come un singhiozzo in quell'autunno nero, il Piave mormorò, ritorna lo straniero. E ritornò il nemico per l'orgoglio, per la fame, voleva sfogare tutte le sue brame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora sfamarsi e tripudiare come allora. No, disse il Piave, no, dissero i fanti, ma in più il nemico faccia un passo avanti. E si vide il Piave di gonfiare le sponde, e come i fanti combattevano le onde, rosso del sangue del nemico altero, il Piave comandò, indietro lo straniero. Indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse le ali al vento. Fu sacro il patto antico, tra le schiere furon visti risorgere Oberdan, Sauro, Battisti. In Francia fin l'italico valore, le porta l'armi dell'impiccatore. Sicura l'Alpi, libere le sponde, e tacque il Piave, si placaron le onde. Sul patio suo, vincitor di imperi, la pace non trovò, né offensi né stranieri. La preghiera del mutilato di guerra. Noi mutilati e maniti di guerra, con umiltà, Signore, ti preghiamo. Fa che nessuno dimentichi il nostro sacrificio di amore e di dedizione alla patria, monito operante per la eliminazione delle guerre, auspicio per le pacifiche relazioni tra i popoli. Alimenta in noi i maliti di guerra, pur nell'orgoglio e nella fierezza del dovere compiuto, il sentimento della fratellanza e dell'amore per la libertà. Rafforza la coscienza civile e democratica degli italiani al fine di operare per la cooperazione, la distensione internazionale e la difesa della pace. Fa, o Signore, che i nostri fratelli che abbiamo lasciato sui campi di battaglia e negli abissi o nei luoghi di prigionia non siano dimenticati, ma che il loro spirito viva sempre tra noi per comunicarci quella certezza che fu loro di non essere morti in mano. Benedici, oh Signore, tutti coloro che ci stanno vicini e che con affetto e trepidazione dividono con noi le sofferenze delle nostre malattie. Così sia.
in memoria. Queste parole gettate dal cuore per non dimenticare con amore la loro memoria. Un giorno di tanti anni fa, tanti fratelli partirono per la guerra, lasciando di quanto avevano di caro più bello per salvare questa terra. Tanti di loro caddero in guerra. Tutto questo fu un video, il dolore ogni famiglia, e nel cuore di ognuno di noi, il 4 novembre, nessuno di loro ci deve sfuggire dalla mente. Mentre con amore rendiamo onore al tricolore, a questa bandiera, non dimentichiamo i caduti oltre frontiera. Dedichiamo loro una preghiera. Padre Santo, Padre mio, tu sei il grande servo di Dio, sei anche il Padre mio. Tu sei il servo dell'Onnipotente, tu che ci aiuti in ogni momento. Tu sempre sofferente, guarisci con amore i tuoi dolori, con lo tuo arco, con la bocca e con le mani, trasmetti la fede a tutti gli esseri umani. Credo che poco debba aggiungersi alla passione che abbiamo avuto modo di ascoltare nelle parole di Giovannino Zannella, ormai vicino ai 100 anni, da qui a qualche settimana, che risulta essere ogni anno testimone di quello che è un momento commemorativo che ci riporta con la mente ad una particolare ricorrenza, quella dei caduti in guerra, quella ricorrenza che ci porta ancora di più questo anno, che è il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, a tenere ben presente alcuni valori. E questo lo rivolgo soprattutto come pensiero alle giovani generazioni qui presenti in una testimonianza delle scolaresche, affinché comprendano bene, anche attraverso lo studio della storia, quelle che sono state tante vite umane, tanti sacrifici, la passione che oggi Giovannino Zannella ha riportato, che ha determinato una conquista che non ha valore, una conquista importante, una conquista che oggi è identificata nell'Unità d'Italia, nella nostra Repubblica, e che vede in tanti valori costituenti riportati nella Costituzione Repubblicana i punti fondamentali su cui questa società si poggia. Io ringrazio tutte le forze dell'ordine che proseguono un lavoro di difesa di questi valori affinché ci siano principi sani che possano essere ancora più vivi nelle giovani generazioni per portare avanti quello che è un mondo che spetta a loro diventarne protagonisti. Grazie. Grazie.
chiave mormorava calma e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Molti passarono quella notte i franchi, dal cielo bisognava andare avanti, subire tanto dalle avanti sconte, sommesse gli eventi mondiali dell'onde, e l'avanti. Altri faccio altro. Risorgerò per danza dei battisti. L'argomento è secolare. Oggi abbiamo avuto ancora l'ennesima testimonianza di come il 150° anniversario dell'Unità d'Italia possa essere un'occasione per ricordare i sacrifici, le vite umane che hanno dato nel passato l'opportunità, è una grande opportunità per questa nazione. Noi anche come amministrazione comunale abbiamo voluto essere vicini a coloro i quali, tra l'altro i reduci di guerra, i combattenti, hanno portato anche quest'anno un messaggio, che è un messaggio che deve essere soprattutto trasmesso alle giovani generazioni, perché comprendono ancora di più l'importanza di questa data e l'importanza dell'Unità d'Italia. Una giornata un po' grigia oggi e probabilmente riflette un po' la tristezza di questo nostro mondo attuale, dove ancora non riusciamo a trovare pace e a esprimere solidarietà verso coloro che ne hanno necessità. Ritengo che il 4 di novembre sia una giornata veramente estremamente significativa, perché intanto abbiamo la presenza di tanti giovani e tanti ragazzi ai quali inculcare il senso del rispetto per lo Stato e l'amore per la patria, ma soprattutto principi di solidarietà, di amore e di fratellanza tra tutti quanti i popoli. Si placa.